Buon pomeriggio a tutti, grazie alla Fondazione IFE, grazie a te Elisabetta per sempre il preziosissimo supporto. Oggi abbiamo un tempo limitato e quindi, come il tempo è un dono, non sprechiamolo e quindi io immediatamente chiederei al nostro delegato nazionale al welfare, il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, come prima parte di questo rapporto insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di trasferirci il senso e le finalità di questo fondamentale percorso di formazione. Per cui passo immediatamente la parola al nostro delegato, al sindaco Luca. Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Io volevo innanzitutto, nell'apertura di questa giornata importante, portare un saluto a nome di ANCI, un ringraziamento in particolar modo alle Fondazioni Citalia e IFEL per la collaborazione che hanno prestato nell'organizzazione, ma vorrei soprattutto ringraziare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in particolar modo il dottore Alessandro Lombardi per la collaborazione che su tantissimi fronti si è sviluppata sostanzialmente non soltanto in questa occasione, ma in tantissime altre circostanze. E vi porto un saluto naturalmente a nome di ANCI nazionale, ma anche in una certa misura come presidente di ANCI Emilia-Romagna. Come sapete, ANCI è da tempo impegnata in un percorso di sostegno ai comuni nelle pratiche di collaborazione territoriale, un partner importante, il terzo settore, che già nel 2000 la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali indicava come strategiche soprattutto nei settori delle politiche sociali. Credo sia oggettivamente ineludibile sostenere e considerare che la relazione tra i comuni da un lato e il terzo settore dall'altro sia uno snodo fondamentale della costruzione di quell'incontro tra il pubblico e il privato sociale da cui deriva il miglior esito e la migliore qualità della produzione dei servizi dei nostri sistemi di welfare. L'approvazione del codice dei contratti pubblici e del codice del terzo settore, in attuazione delle relative leggi delega del 2016, hanno innovato profondamente le modalità di organizzazione ed affidamento dei servizi, in particolar modo dei servizi sociali e di quelli culturali. Da un lato il codice dei contratti, tra l'altro interessato dall'iniziativa di riforma in atto in recepimento delle direttive sugli appalti e sulle concessioni, ha introdotto un regime differenziale, per così dire alleggerito, degli affidamenti dei servizi sociali e di quelli culturali, in conseguenza della relativa peculiarità, ma al tempo stesso riconducendolo alle regole del confronto competitivo tra operatori economici e amministratori e amministrazioni aggiudicatrici. Dall'altro lato poi vi è il codice del terzo settore, quindi diciamo la più recente e più rilevante storicamente innovazione, che valorizzando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale ha introdotto forme e modalità di attivazione di rapporti collaborativi tra enti di terzo settore ed enti pubblici, comunque rispettose dei principi di evidenza pubblica, della parità di trattamento e degli altri principi del procedimento amministrativo. Chiunque si occupa di welfare nel nostro paese ha ben chiaro come dalle dinamiche di coprogrammazione, di coprogettazione che si potranno sviluppare tra il terzo settore e il sistema dei comuni nei prossimi anni deriva molto della capacità proprio di reale innovazione sociale, della qualità e della quantità stessa dell'offerta dei nostri sistemi di welfare italiani. Con un punto di osservazione territoriale, credo quindi che ci sia un estremo bisogno di supportare i comuni su questo fronte, di fare chiarezza e di delineare un quadro chiaro e completo sulle forme di collaborazione con il terzo settore. Lo dico come sindaco, partendo dalla mia esperienza di amministratore, che è quella di sindaco di Reggio Emilia, di una città che ha una lunga esperienza, diciamo, di posizionamento nei servizi alla persona, tanto nel welfare, diciamo, direttamente di produzione pubblica, quanto di quello, diciamo, di produzione derivante dal ruolo del privato sociale, ma lo dico anche come delegato welfare dell'ANCI e come associazione raccogliendo le voci e le esigenze di tanti territori. Sono quindi lieto di introdurre questo percorso formativo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha voluto organizzare insieme a noi, insieme ad ANCI, avvalendosi della collaborazione delle sue due fondazioni, Citalia ed IFEL,
nell'ambito del PON Inclusione, finanziandolo con risorse del Fondo Sociale Europeo. È un percorso importante, è di 24 webinar sulle forme e gli strumenti di partenariato pubblico-privato nella riforma del terzo settore, indirizzato prioritariamente alle amministrazioni comunali, alle amministrazioni regionali, ma anche ad una significativa rappresentanza degli enti del terzo settore. Il percorso intende approfondire una delle modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi disciplinati dal codice del terzo settore, di cui gli enti locali, singoli o associati, dispongono e che sono attivabili sulla base di scelte discrezionali, sia politiche che tecniche, e nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e regolamentare. L'obiettivo finale di questa iniziativa è quello di attivare una comunità di pratiche e di contribuire alla costruzione di una cultura politica ed amministrativa dell'amministrazione condivisa, dando alle amministrazioni pubbliche e soprattutto a quelle comunali maggiori certezze e un quadro quanto mai chiaro e completo delle possibili forme di collaborazione con il terzo settore. È del tutto evidente, lo dico concludendo, che dalla dinamica della collaborazione, proprio dalla cifra della collaborazione tra il pubblico e il privato, tra i comuni e il terzo settore, deriva molto della capacità di innovazione da un lato e di capacità di risposta ai nostri, ai bisogni, ai tantissimi bisogni sociali che le nostre comunità riusciranno in un qualche modo ad offrire, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi io mi fermo qui, ringrazio davvero i tantissimi partecipanti. Oggi abbiamo una quantità enorme di persone collegate, contiamo che tutto possa, come dire, volgere al meglio, che questo ciclo possa essere davvero efficace per tutti. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ringrazio il nostro delegato, per il saluto non di rito, ma che ci consegna anche delle aspettative importanti. E quindi passo immediatamente la parola al soggetto che è donante, così entriamo anche nella logica del codice del terzo settore, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al suo direttore generale, dottor Alessandro Lombardi. Grazie, un caloroso benvenuto a tutti. Siamo veramente particolarmente emozionati nel poter segnare l'avvio di questo percorso di collaborazione con ANCI, fortemente voluto da entrambe le parti, perché è un interesse comune al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ANCI il consolidamento di quella che giustamente il delegato al welfare, il sindaco Vecchi, ha definito un processo culturale di amministrazione condivisa. Un interesse comune perché se da un lato è stata definita la cornice regolatoria degli istituti dell'amministrazione condivisa attraverso l'adozione del codice del terzo settore prima e poi con l'adozione delle linee guida con il DM del 31 marzo di quest'anno, dall'altro però è necessario anche un passaggio ulteriore, la traduzione di queste norme in maniera tale che possano essere concretamente calate nelle specificità delle singole realtà territoriali. E l'articolo 55 del codice valorizza appunto il ruolo della autonoma potestà legislativa nel caso delle regioni o regolamentare nel caso degli enti locali, assegnando appunto ai livelli di governance territoriale un ruolo decisivo e fondamentale nella applicazione concreta dei rapporti collaborativi. E di questa necessità, di questa stretta collaborazione si è avuta una riprova nello stesso percorso di adozione delle linee guida in tema di rapporti collaborativi, di cui al già citato decreto 31 marzo del 2020, in quanto quelle linee guida che partono dal dettato dell'articolo 55 e seguenti del codice del terzo settore si irrobustiscono cammin facendo per effetto della sentenza 131-2020 della Corte Costituzionale e delle modifiche delle norme di coordinamento
che vengono poi inserite nel codice dei contratti pubblici con il decreto semplificazioni, dicevamo, quelle linee guida sono il frutto di una interazione, di una sinergia che è stata concretamente sviluppata fra un'amministrazione statale, le amministrazioni regionali, l'ANCI e le rappresentanze del terzo settore. E non a caso noi questa logica di condivisione l'abbiamo voluta riproporre come Ministero del Lavoro e come ANCI anche in questo intervento formativo. Un intervento formativo che si caratterizza, oltre che per la ricchezza dei suoi contenuti, soprattutto perché per la prima volta in una prospettiva di sistema vengono messi insieme tutti quanti i soggetti che a vario titolo saranno chiamati a dare attuazione alle disposizioni del codice del terzo settore. Ecco, il punto di forza di questo programma è appunto quello di mettere insieme, di tenere insieme i funzionari pubblici nei livelli regionali e locali, ma anche di alcune amministrazioni centrali dello Stato, e i funzionari delle regioni e degli enti locali, ma soprattutto anche e soprattutto i quadri del terzo settore e dei centri servizio volontariato. Questa è la filosofia che ha animato il nostro intervento, consapevoli del fatto che le disposizioni sull'amministrazione condivisa sono particolarmente sfidanti. Sono sfidanti per tutti, per la pubblica amministrazione che deve appunto cambiare un po' abito e cambiare anche prospettiva e forma mentis, ma anche per gli stessi enti del terzo settore, chiamati oggi a svolgere quel ruolo autentico che il legislatore ha voluto loro assegnare e che ha riconosciuto, quello di essere portatori dell'interesse generale. Ecco, in questo momento formativo vogliamo che sia al tempo stesso anche un'occasione di consolidamento, di creazione o di consolidamento di relazioni e di legami. Capacità, cioè, di creare quelle relazioni di fiducia che costituiscono il presupposto per lo svolgimento degli istituti dell'amministrazione condivisa, quindi relazioni fiduciarie fra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore, non più visti l'un contro l'altro armati o comunque mossi da interessi contrapposti, quanto piuttosto orientati entrambi verso il soddisfacimento dell'interesse generale della comunità e quindi chiamati insieme a coprogrammare, a coprogettare, ma al tempo stesso anche creazione e consolidamento di legami fra gli stessi enti del terzo settore, ognuno dei quali ha a disposizione questa straordinaria occasione, quella cioè di mettere anche attraverso lo stimolo, lo sprone degli istituti collaborativi, di mettere a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, di risorse umane, di risorse finanziari, strumentali, di idee a disposizione della pubblica amministrazione come degli altri enti del terzo settore operanti sul territorio, riuscendo in tal modo a creare quell'effetto moltiplicatore che può essere dato appunto dalla sinergia fra le attività, le diverse attività e le diverse esperienze degli enti appunto attivi su una determinata comunità. Ecco, in questa prospettiva e allora questa iniziativa formativa rappresenta uno dei tanti punti di attuazione della riforma del terzo settore. Sbaglieremmo se ritenessimo che il processo attuativo della riforma del terzo settore si sia concluso o si concluda con l'adozione del codice, con l'adozione dei provvedimenti attuativi, quindi con la definizione del quadro regolatorio. Serve poi la sua concreta declinazione e attuativa. E a quel punto, il legislatore si ritrae, il regolatore si ritrae e il campo deve essere occupato, da quelli che sono gli operatori, da quelli che sono i soggetti attuatori, le pubbliche amministrazioni, gli enti del terzo settore. Ecco, in questa prospettiva, noi come Ministero del Lavoro, come ANCI, siamo pronti a raccogliere questa sfida e sono certo che su questo terreno
troveremo una straordinaria risposta anche da parte di tutti quanti i livelli di governance, da parte degli enti del terzo settore, perché anche su questi istituti, sul tema dell'amministrazione condivisa, si gioca una partita fondamentale per il futuro della nostra Repubblica. Grazie a tutti e buon avvio dei lavori. Grazie al dottor Alessandro Lombardi, direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per il suo saluto non di rito, ma denso di contenuti, anche già di linee di sviluppo. Prima di passare la parola al nostro primo docente, l'avvocato Gabriele Sepio, che saluto affettuosamente, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e fra l'altro autore di pubblicazioni, segretario generale di Terzo Osservatorio, volevo dare però due sottolineature sull'intero primo modulo del percorso che stiamo avviando. Intanto noi recupereremo tutto il materiale che andrà in chat, ad iniziare dal saluto che il ministro Andrea Orlando ha voluto fare rispetto all'iniziativa, non potendo partecipare, quindi prendo l'onore e l'onere di ringraziarlo a nome anche di ANCI, delle fondazioni Citalia ed IFEL. A proposito delle fondazioni Citalia ed IFEL, non posso perdere un minuto per ringraziare tutti gli uomini e le donne della fondazione Citalia ed IFEL che hanno lavorato in queste settimane, in questi mesi per elaborarlo. Lo farei veramente con il cuore. Consentitemi solo di intestarli al direttore di IFEL, Pier Ciro Galeone, a Luca Pacini e tutte le loro squadre, un ringraziamento davvero di cuore. Però consentitemi due sottolineature. Allora, la prima, è stato già detto dal delegato welfare, dal direttore Lombardi, questo percorso ovviamente si aggiunge ai percorsi, non è la prima volta che Citalia, IFE, le ANCI si occupano di codice del terzo settore, ma questo percorso serve a allinearci su linguaggi comuni, sulla considerazione comune degli istituti. Però lo voglio dire in maniera sincera, credo di avere l'appoggio di ANCI Nazionale, del Ministero del Lavoro. Ci dobbiamo approcciare a questi istituti con due livelli di attenzione. Il primo non si deflette in alcun modo dai principi della trasparenza e dell'evidenza pubblica, quindi non sono procedimenti di serie B. E non si fa utilizzo di questi strumenti per evitare ovviamente gli altri procedimenti che sono previsti dal codice dei contratti pubblici. La seconda sottolineatura che ovviamente ANCI Nazionale, Citalia ed IFEL, così come credo il Ministero del Lavoro, condividono l'uso appropriato di tutti gli strumenti, quindi continueranno, come la Fondazione IFEL sta facendo anche sulla campagna formativa dei RUP in Italia, anche la campagna formativa sugli strumenti del codice dei contratti pubblici. Quindi una prima sottolineatura di complementarietà e non separatezza tra gli strumenti. La seconda cosa, telegrafica, è sull'impostazione di questo percorso formativo. Oggi diamo avvio al primo modulo con l'avvocato Sepio, cui seguirà però poi un secondo modulo di altrettanti webinar, dentro i quali, quindi tra i quali, dovremo, con l'apporto di tutti, davvero per creare questa famosa comunità di pratiche, anche costruire ed elaborare degli output di progetto. Quindi abbiamo una grande responsabilità, cioè di non pensare ad un mero percorso di formazione, ma dobbiamo davvero creare un cruscotto operativo di strumenti con l'apporto e con il contributo di tutti. Oggi i numeri non consentono, lo dico subito, di rispondere in diretta ad un quesito perché penalizzeremmo i quesiti degli altri, quindi chiedo e credo che l'avvocato Sepio concordi con il sottoscritto, avendo l'onere e l'onore di accompagnare questi percorsi, li registreremo come sempre gli amici di IFEL sanno fare e restituiremo evidentemente le risposte. Mi taccio perché il tempo è prezioso. È un dono, come il dono di questo percorso formativo che viene donato ai partecipanti, e quindi immediatamente do la parola facendo un augurio a noi tutti, al nostro percorso, a questa amministrazione condivisa che prenda davvero corpo e quindi
all'avvocato Gabriele Sepio, cedo davvero con piacere la parola. Buon lavoro a tutti noi. Grazie, ringrazio l'amico avvocato Luciano Gallo, ringrazio ANCI per questa opportunità di avviare un percorso formativo così importante, il Ministero del Lavoro, saluto il direttore Lombardi che ha già in qualche modo tracciato alcune linee importanti legate agli obiettivi di questo corso. Vedo qui dal totalizzatore a video che aumentano sempre di più i partecipanti, questo ci dà anche la misura, caro Luciano, dell'importanza di questo percorso formativo, ma anche del momento storico e del grande interesse che c'è verso il terzo settore italiano. Il compito che mi è stato affidato è un compito non certo semplice perché si tratta di introdurre gli aspetti generali della riforma del terzo settore, ma soprattutto anche di rappresentare quali sono le ragioni per cui in questa fase storica è così importante approfondire il tema del terzo settore e capire quali saranno i cambiamenti che incideranno non solo nel sistema sociale italiano, ma anche nel sistema economico, nel rapporto con la pubblica amministrazione, nella stessa azione della pubblica amministrazione a fronte di questa riforma epocale del terzo settore. Per noi che l'abbiamo vissuta da dentro nel percorso di produzione normativa è abbastanza agevole individuare quelli che saranno gli effetti diciamo così importanti nel cambiamento, ma è nostro compito anche trasferire alcune informazioni sulla riforma, trasferire gli aspetti fondamentali e soprattutto aiutare gli operatori e i funzionari pubblici in questa analisi. Dovremo accompagnare non solo il primo settore, il secondo settore e il terzo in questa attività di formazione attraverso una logica comune. Il terzo settore non è terzo perché è in disparte, ma è terzo perché dialoga con il secondo e con il primo. Questa riforma rafforza il convincimento che il terzo settore non solo è parte di un modello sociale ed economico più ampio, ma è in grado di incidere e di dare un contributo sempre più importante. L'abbiamo visto e parlo ad una platea perfettamente consapevole di quello che sto dicendo, l'abbiamo visto con la pandemia, abbiamo visto il ruolo importante dei veicoli terzo settore, dei corpi intermedi che hanno agito in veste sussidiaria insieme agli enti locali per dare risposte ai diversi bisogni, alle diverse modalità con cui questi bisogni sono stati declinati dalla crisi pandemica. E questa versatilità del terzo settore italiano, questa resilienza e questa capacità di produrre risposte anche in tempi brevi di fronte alle necessità è il grande valore del modello terzo settore italiano. Io in questo lungo percorso ho avuto la possibilità anche di analizzare la riforma del terzo settore nei rapporti con gli altri paesi e peraltro da poco dal ministro Orlando sono stato nominato all'interno di una commissione che avrà il compito di analizzare il ruolo dell'economia sociale nei rapporti internazionali, in particolare all'interno di questo gruppo di paesi che ha un filo conduttore comune, ha sottoscritto una carta di Lussemburgo per un percorso comune, una condivisione comune sull'economia sociale e posso dire in questo momento che la riforma del terzo settore italiana è una riforma assolutamente unica nel suo genere.
ha dei tratti peculiari che sono in qualche modo vicini ad altri paesi europei, ma presenta delle spiccate caratteristiche di novità. E a fronte di queste caratteristiche, dall'analisi di queste caratteristiche, bisogna partire per comprendere quali saranno gli effetti e quale sarà soprattutto il ruolo del terzo futuro, del terzo settore nel prossimo futuro. Ora, in questo quadro generale, ovviamente abbiamo di fronte oggi uno scenario che è destinato a cambiare, uno scenario però che ci dà dei numeri convincenti rispetto alla forza del terzo settore. Parliamo di 350.000 enti del terzo settore e qui cercheremo anche di capire cosa si intende per ente del terzo settore e perché è importante differenziare l'ente del terzo settore rispetto agli altri modelli non profit. Ma accanto a questo abbiamo un motore importante che la riforma regola con una disciplina finalmente puntuale. Abbiamo 5 milioni e mezzo, quasi 6 milioni di volontari e abbiamo quasi 1 milione di lavoratori. La riforma del terzo settore regola anche questi aspetti perché i volontari e i lavoratori del terzo settore rappresentano un motore importante, quell'aspetto, diciamo, che dà forza, dà vitalità ai modelli economici del terzo settore e che permette di dare le risposte che sappiamo ai diversi bisogni. Allora, questi numeri che ho appena citato, fino a pochissimo tempo fa, erano dei numeri che non avevano una definizione unitaria, non esisteva un vestito sotto il profilo giuridico idoneo ad accogliere in un'unica casa la definizione di terzo settore. Quindi il terzo settore veniva percepito più che altro come un modello culturale, quindi chiedendo probabilmente all'uomo della strada che non è, diciamo, avvezzo alle questioni sociali, cos'è un ente del terzo settore, probabilmente non avremmo ricevuto una risposta soddisfacente. Il terzo settore veniva inquadrato attraverso il volontariato secondo un'accezione generale, oppure si conoscevano le ONLUS perché da sempre sono un po' il simbolo della filantropia, ma mancava davvero un ruolo anche culturale, un'identificazione culturale del terzo settore perché mancava una definizione giuridica unitaria. Immaginatevi questo mondo che ho appena descritto anche dal punto di vista numerico, beh, di fatto conta oggi tra il 5 e l'8% del prodotto interno lordo. Ogni punto del PIL sono 15 miliardi di euro e quindi immaginatevi questo grande contesto, ecco, che mancava di una definizione puntuale. Ma mancava di una definizione puntuale anche perché spesso nei modelli economici siamo abituati a leggere, a parlare di, diciamo, di modelli produttivi partendo da alcuni dati, costi, ricavi, valori che si individuano nei bilanci. Ecco, il terzo settore. Si legge il valore del terzo settore, si legge oltre il bilancio. È un valore dato dalla sussidiarietà, dall'azione gratuita, dei volontari, dalle prestazioni di servizi e cessioni di beni senza una contropartita, numeraria, senza un corrispettivo. Ecco, questo valore spesso non viene misurato, non viene calcolato. Però di fatto dà un contributo importante ai modelli economici. Allora, guardate, quello che non si legge nei bilanci, però si vede. Ecco, allora la risposta che ha dato il terzo settore alla pandemia è la risposta che si vede e il valore di questo modello economico. Allora la riforma del terzo settore fissa alcuni paletti e finalmente individua dei criteri sotto il profilo civilistico, sotto il profilo fiscale, sotto il profilo giuridico più ampio per inquadrare quindi gli enti del terzo settore. Quindi in questo percorso formativo, in questo primo incontro, cercheremo di rispondere alle domande più diffuse. Ho provato a raccogliere, anche grazie alle sollecitazioni dell'amico Luciano Gallo, alcune, diciamo così, alcune domande, quelle davvero che sono un po' diffuse nella testa dei tanti operatori e dei funzionari che
sono attivi presso gli enti locali e che giustamente si rapportano non solo con gli enti del terzo settore, ma anche e soprattutto con il bisogno, che è ovviamente l'obiettivo finale. Allora, le prime domande sono effettivamente in che cosa consiste la riforma del terzo settore, quali sono i tratti caratteristici e soprattutto cosa cambia, quali sono diciamo, le modifiche che dobbiamo aspettarci rispetto a ciò che abbiamo di fronte ora dal punto di vista delle risorse pubbliche, dal punto di vista anche dei procedimenti e quindi vediamo in questi termini, quanto è importante il tema dell'amministrazione condivisa, a cui ha fatto riferimento anche il direttore Lombardi, e soprattutto, ecco, argomento di strettissima attualità, su questo torneremo anche nel corso di una lezione ad hoc, ecco, che cos'è questo registro del terzo settore? Anche perché per molti di voi sarà fondamentale capire quando avete un ente di fronte, se state parlando con un ente del terzo settore oppure con un ente non profit in senso generico più ampio, ma che non si qualifica giuridicamente come ente del terzo settore. Ed è fondamentale questo aspetto per identificare e inquadrare l'ente del terzo settore. Quindi proveremo insieme a fare una prima valutazione su quali sono questi enti e soprattutto cosa cambia rispetto all'attuale realtà che abbiamo di fronte. Quindi oggi abbiamo un sistema estremamente eterogeneo, ci sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, fondazioni, associazioni, riconosciute o meno, le ONLUS, ma soprattutto tante realtà che di fatto vengono regolate con disposizioni settoriali specifiche che hanno creato una grande frammentazione, anche una difficoltà poi di rintracciare regole comuni all'interno di quello che è il modello dell'economia sociale, dei veicoli dell'economia sociale, appunto gli enti del terzo settore, i corpi intermedi. Grande sforzo della riforma del terzo settore è stato proprio quello di provare ad uniformare il sistema legislativo, un sistema però che va a toccare alcuni punti, alcune corde molto molto importanti, che sono una leva fondamentale per l'operatività degli enti, e parliamo del lavoro nel terzo settore, parliamo del volontariato, parliamo della fiscalità, della finanza, dei modelli di governance e di gestione degli enti del terzo settore, della rendicontazione, della trasparenza, tutti aspetti che proveremo a sviscerare in maniera anche se sintetica in quest'occasione, perché l'obiettivo è darvi davvero una rappresentazione del perché in questo momento storico ci occupiamo di terzo settore. Ho provato, ecco,